siamo con Shlomo Venezia, l'unico sopravvissuto al mondo di un comando speciale a Birkenau. Non ci sono domande da farle, vogliamo solo che lei ci dice la sua testimonianza. Dunque, io posso raccontare la mia storia in breve, perché ci vorrebbe molto tempo, non dico due o tre ore, si tratta di giorni. Comunque, io ho fatto un libro che è intitolato Shlomo Venezia, Sonderkommando Auschwitz. Lì c'è tutta la mia storia di quello che è successo appunto in questo Birkenau, che sarebbe Auschwitz II. Dunque, a me mi hanno deportato con tutta la famiglia, mamma e 5 figli. Dunque, prima di me c'era appunto la mamma, un fratello, una sorella, dopo c'ero io, dopo c'erano 2 sorelle, una di 10 anni e una di 14. E quando, dopo aver fatto 11 giorni di viaggio in quei vagoni bestiame, sigillato col piombo, siamo arrivati in questo posto in Polonia, senza sapere naturalmente dove ci portavano. Comunque era Birkenau, Auschwitz. E arrivati sul posto, il macchinista, diciamo, della locomotiva ha fischiato diversamente dalle altre volte, perché il treno in quel periodo andava acqua e carbone, e ogni volta che si doveva fermare si sentiva subito che fischiava. Arrivati là, ha frenato molto bruscamente, perché era anche contento, perché finiva appunto di portare questo trasporto. Il gruppo mio era di 1500 persone, si può vedere, quello chi non crede, c'è Auschwitz, dove c'è appunto il museo, e lì c'è una lista di tutti questi gruppi deportati, e dove fa vedere il mio gruppo, che si tratta di 1500 persone. Una parte di questi 1500, che sarebbe una minima parte, 320 uomini e 113 donne, il resto, 1500 si può dire, li hanno subito, non 1500, 1000 persone, 1060 persone, sono state subito portate, e con la scusa che andavano a fare il bagno, perché quello avevano detto, facevano la doccia, invece lì era tutto già preparato, le docce non erano altro che delle camere a gas, dove la gente veniva appunto asfissiata con un gas che era velenoso, si chiamava questo gas Ciclon B, e questo, quando veniva buttato giù, secondo il mio parere era 10-12 minuti che la gente veniva tutta uccisa. Lo posso raccontare facilmente, perché purtroppo io sono stato scelto per lavorare in questi crematori. Io avevo detto che facevo il barbiere e volevo appunto che mi mettessero a lavorare, come ho visto altri ragazzi che facevano i barbieri, pensando appunto di stare sotto un tetto, perché lì il posto è freddo, piove quasi sempre, e quando tira il vento, insomma, è troppo freddo. Invece il barbiere non era altro che, al momento che ci hanno portato per lavorare in questo posto, era appunto il crematorio, addirittura il crematorio numero 3, dove mi hanno consegnato una forbice da sarto, e quello dovevo far tagliare i capelli alle donne che ormai erano morte, asfissiate. E questo gruppo, che si chiama Sonderkommando, che vuol dire comando speciale, allora ognuno aveva una mansione da svolgere. C'erano molti ragazzi che estraevano dalla camera a gas questi cadaveri, e poi c'ero io, altri amici con cui si conosceva, i quali appunto si tagliava i capelli in questo modo. E c'era un piccolo atrio nel sottosuolo, dopodiché questi cadaveri venivano messi in un montacarichi grandissimo, dove entravano, si buttavano i cadaveri da 10 a 12, dipendeva anche quanto erano grossi, grandi, eccetera. E questo montacarichi veniva portato su al piano sopra, pian terreno, dove c'erano appunto i crematori. In questo crematorio che c'ero io c'erano 5 forni, e questi ogni forno aveva 3 mufole, che sarebbero 3 bocche di fuoco, e lì c'era il personale adatto che faceva questo infornare e cremare i morti. E difatti, dopo essere cremati, la cenere veniva portata fuori con delle carriole, e dopo lì, nello stesso posto, c'era un cortile grande dove c'era una piattaforma, e veniva questa cenere schiacciata, sminuzzata. E non bastava quello, bisognava
addirittura c'era il personale, ognuno, come ho detto prima, aveva il suo lavoro da fare, e veniva con le pale passata sta cenere con una, come fanno i muratori con la sabbia, c'era un setaccio, buttava la cenere, quella parte fine fine che non si vedeva che era cenere, che erano ossa di morti, allora quella più grossa veniva ancora schiacciata finché non passava tutto di là. Tutto questo veniva preso, messo in dei camion e veniva portato, la maggior parte veniva buttata nel fiume, e questo veniva sperso in questa maniera. All'inizio non lo facevano così, e molte volte la roba, cioè queste ossa, col fiume la portava oltre la Polonia, e dopo ci hanno pensato e hanno fatto questo sistema così. Poi, venendo appunto, quando mi hanno preso a me, era l'11 aprile del 1944, a maggio hanno cominciato a deportare dall'Ungheria circa 420.000 persone, è una città, si può dire 420.000 persone, era per quello che erano venuti a prenderci a noi, per lavorare lì 80 persone, per incrementare il personale di questi crematori. Dunque molti mi chiedono perché non vi siete rifiutati. Rifiutare lì voleva dire un colpo alla nuca ed eri finito, perché non esisteva rifiutarsi, dovevi fare ciò che ti dicevano. Non è che ti chiedevano vuoi fare questo oppure vuoi fare quell'altro. Ti dicevano tu vai là, eccetera, e dovevi fare il lavoro che ti dicevano. Comunque noi che lavoravamo là eravamo già condannati a morte, perché era un posto molto segreto, nessuno doveva sapere come avvenivano le cose là dentro. Difatti lì c'è sempre ad Auschwitz un posto dove si può vedere quante persone sono state portate via dal crematorio, con queste piccole selezioni che ogni volta facevano, una volta 100, una volta 200, e così si può vedere anche questo che facevano con queste persone che lavoravano nei crematori. Io ho lavorato lì 8 mesi, e ormai al terzo mese doveva essere finito, perché portavano questi, diciamo, questi ungheresi, non hanno avuto, cioè non hanno voluto cambiare il personale che ormai aveva una certa diciamo pratica, sapevano già come comportarsi, come fare, e allora ci hanno trattenuto di più, e questa è stata la nostra salvezza, perché dopo è venuto la cosa una dopo l'altra, c'è stato nel quel periodo anche l'attentato a Hitler, e poi non era più come all'inizio, tenere tutto così di nascosto perché non venisse fuori ciò che facevano in quei posti là. Tant'è vero, quando ci hanno portati a noi là non sapevamo che era la Polonia o che era, perché era un tragitto abbastanza lungo. Comunque quando hanno cominciato a vedere che i russi stavano troppo vicino ad Auschwitz, stavano a 3 chilometri oltre il fiume, Vasa si chiama quel fiume, stavano aspettando che venisse il momento giusto. Nel frattempo i tedeschi hanno cercato di incominciare a cancellare tutte queste malefatte che hanno fatto. E difatti noi che lavoravamo là non si faceva più quel lavoro, cioè non veniva più questi gruppi, che era venuto ordine da Berlino di evitare di fare così. Allora noi che lavoravamo là dovevamo smantellare l'interno dei crematori affinché dopo non avrebbero trovato più niente. E lì ci serviva molta manodopera, perché non erano soltanto i forni, c'era tutto il crematorio, dai mattoni alle tegole, a tutte quelle cose. Loro volevano che si tirasse fuori tutto bene, e difatti dopo che noi abbiamo smantellato i forni, abbiamo buttato giù la ciminiera, e dopo di allora hanno portato lì a lavorare più di 1000 donne prigioniere, a tirare giù le tegole, a tirare i mattoni, eccetera, e noi non potevamo più dormire là sopra perché era tutto aperto. Allora toccava andare alla nostra baracca dentro il campo. E difatti noi avevamo la baracca, adesso non ricordo esattamente se era il 9 o l'11, comunque era una baracca attorniata col filo spinato, perché noi dovevamo uscire e venire a contatto con le altre persone. Comunque in quel momento là toccava tornare lì, accompagnati sempre dal tedesco. Quando una sera, dopo 5-6 volte che abbiamo fatto questo, ho notato un gruppo immenso alle 6-6 e mezza che stava uscendo dal campo, perché loro a quell'ora lì di solito entravano
dal lavoro, e quella volta invece stavano uscendo, curioso, ho chiesto in tedesco, vassiste, che cos'è, e mi hanno detto, uno mi ha detto evacuieren, che voleva dire evacuando, stavano evacuando il campo. Allora il tedesco a noi ci ha detto di entrare nella nostra baracca, sapevamo che non potevamo uscire, però quel tedesco che ci ha accompagnato non era il solito che veniva, perché lo, il solito ci lasciava all'ingresso, diciamo, il cancello, e noi da, col nostro capo andavamo alla baracca. E questo qua ha detto guai a voi chi esce dalla baracca. E quello ci ha messo la pulce nell'orecchio, da quella parte stanno evacuando, noi non dobbiamo uscire, era più che logico che uscivano tutti quelli altri, era più facile per loro prenderci a noi che eravamo rimasti pochissime, 70-80 persone, perché gli altri erano già stati uccisi nel frattempo, e allora abbiamo detto giochiamo il tutto per tutto, perché sennò qua siamo lo stesso morire per morire, e siamo usciti tutti di colpo, ci siamo mischiati a questo gruppo che stava uscendo, e per loro non era facile cercare e trovare le persone. Difatti, e questo lo devo dire perché è una cosa interessante, da lì quando siamo usciti, Birkenau, che sarebbe a 3 chilometri da Auschwitz, abbiamo fatto a piedi fino ad Auschwitz, siamo entrati lì in queste casermoni che c'erano, queste non sono baracche, era tutto fatto di mattone, entriamo dentro, già erano pronti per lasciare il campo anche loro il giorno dopo la mattina, e difatti dopo verso le 11 di notte, mezzanotte, arriva tutti in piedi, nessuno poteva più dormire, arriva un ufficiale tedesco sempre con due attendenti, perché avevano paura di venire vicino a noi. Comunque tutti zitti, allora dice il tedesco, l'ufficiale, lo dico in tedesco, wer hat in Sonderkommando gearbeitet, voleva dire chi ha lavorato nel Sonderkommando. Tutti zitti, chi diceva che ha lavorato era sicura morte, nessuno ha detto niente, e lui aveva fretta, subito è andato in un altro blocco a chiedere e via di seguito, fino alla mattina alle 5 avanti marcia, e abbiamo ricominciato la famosa marcia della morte. E facendo quella marcia, due giorni a piedi siamo all'inizio, tutto pieno di neve, immaginate un po', era il 27 di gennaio del 45, e camminando così, veramente chi non aveva forza rimaneva sempre più indietro, e indietro c'erano parecchi dell'SS con i mitra in mano, e chi cascava veniva ucciso, e c'erano altri prigionieri che dovevano prendere il morto e buttarlo ai lati della strada. E ci portavano sempre in delle strade dove erano, magari c'era un contadino o qualche cosa del genere, non era dentro la città, erano dei paesetti piccoli e stavamo sempre fuori. E così è durato, io penso, 10-12 giorni in questa maniera. Siamo andati con dei mezzi, diciamo, con i treno, i vagoni aperti, quello che mettono il carbone, tutti lì stipati in maniera come le sardine, non potevi neanche chinarti con la neve che ti batteva addosso, però non camminavi in mezzo, non avevi neanche la forza, comunque era già sempre mezzo male, si può dire. Alla fine troviamo la strada, era interrotta il binario, scendi giù, comincia di nuovo a piedi, insomma, in poche parole, dopo siamo arrivati da lì fino a Mauthausen, che sarebbe in Austria, e lì in Austria allora ho detto a mio fratello che questi continuavano, c'era mio fratello con me, continuavano sempre a chiedere chi ha lavorato nel dove va a finire, che ci trovano, cambiamo nome perché intanto qua puoi dire quello che vuoi. Mio fratello non ha voluto cambiare il nome perché pensava, dice, ci dividiamo, può darsi che uno dei due avrà più fortuna e rimarrà in vita. E difatti io ho cambiato nome, ho messo anziché Venezia, ho messo Benetti, e così subito due giorni dopo ci hanno portato a lavorare in un altro campo, sotto campo, e lì era un lavoro dentro le gallerie, a fare i tunnel dentro le gallerie. E la prima volta, il primo campo era discretamente bene, si può dire, perché più entravi dentro più stavi al caldo, era tutto terra, era. Però lì siamo stati 2 mesi, e insomma la fame era fame, alla fine avevano bisogno di lasciare là, ci hanno portato in un altro campo, e lì invece stava male perché era tutto di roccia, e dove c'è la roccia l'acqua è sicura, e difatti facevi una decina di metri, insomma, ti veniva da tutte le parti l'acqua, e non potevi cambiare, anche quando andavi a dormire andavi così, perché se te le levavi non trovavi più niente. E allora quello lì mi hanno fatto, quello penso che sia stato quello a farmi ammalare, e difatti dopo ci siamo
verso il 6 maggio sono arrivati gli americani e lì era stata la nostra liberazione. Come quel filmino, quel film che ha fatto Benigni, La vita è bella, che il bambino voleva vedere questi carri armati e sono arrivati due di carri armati e c'era il primo, c'erano degli italo-americani, erano tutti siciliani che non si capiva, sa com'è, tra americano, io non parlavo l'inglese in quel periodo, comunque c'erano altri che parlavano il greco. Allora per me era meglio perché io provenivo dalla Grecia e difatti con loro abbiamo capito che si stanno vendicando perché in ogni campo che vanno trovano una marea di morti che hanno fatto molto molto male. Comunque non era niente per noi che si stanno vendicando, eravamo contenti della liberazione, però hanno fatto un grande sbaglio gli americani in quanto poverini hanno portato da mangiare a più non posso. E noi non eravamo più abituati a mangiare quelle scatolette di carne di maiale e altre cose così e molti non potevano resistere a non mangiare, proprio a inghiottire queste cose e prendevano la disenteria, è venuto poi il tifo pedecchiale, è venuto un sacco di cose, di queste cose così e alla fine gli americani sono stati costretti a bruciare tutto il campo con lanciafiamme, nel frattempo avevano già preparato un po' più lontano quelle, come si chiamano, quei tendoni, diciamo, militari, e lì si passava a serpentina, si doveva passare per quei posti per disinfettare le persone, perché eravamo ormai pieni di pidocchi e senza niente addosso, passando in questi posti, una doccia per forza la dovevi fare, dopo c'era uno col DDT che ti spruzzava addosso, diventavi tutto bianco. E poi da lì, entravi più avanti, c'era un ufficiale che faceva i raggi X con una macchinetta piccola, quando ha visto me ha visto qualche cosa nel polmone e mi ha messo da parte e io stavo discretamente, come fisicamente stavo bene, soltanto che gli altri erano pelle e ossa, come si dice, e lui è rimasto a bocca aperta, allora mi ha messo da parte per provare dopo più tardi, difatti ha fatto 5-6 ancora, mi ha ripreso di nuovo a me, ha visto che effettivamente c'era qualche cosa. E quello lì mi ha bloccato tutto perché io volevo già venire qua e da lì hanno fatto una spedizione con un camion, siamo arrivati fino a Udine e difatti a Udine subito mi hanno ricoverato in ospedale, quando invece hanno notato che c'era bisogno di sanatorio, mi hanno messo in un sanatorio. Sono stato 13 mesi a Udine, dopodiché in un altro sanatorio che avevano fatto gli americani vicino Bolzano, Merano, e lì sono stato molto bene perché ci hanno curato bene e si mangiava bene con questi, era un'associazione americana di ebrei i quali avevano fatto questo sanatorio per tutte queste persone singole, tutti singoli che non avevano famiglia. E difatti malati, senza madre, senza nessuno, allora siamo stati là e veramente ci hanno curato molto bene. E lì sono stato 3 anni e mezzo dentro il sanatorio senza uscire, e dopo 3 anni e mezzo fuori del sanatorio, però si andava a mangiare lì perché non c'aveva lavoro, niente. E difatti lì abbiamo cominciato un po' a respirare, a entrare un po' a contatto con l'altra gente. E dopo un po' hanno dovuto chiudere quel sanatorio perché ormai hanno visto che è morto perché non c'era più speranza, e a noi invece ci hanno portato vicino a Roma, vicino Castel Gandolfo dove c'è il Papa, Grottaferrata per l'esattezza, e in questo posto ci hanno chiesto che lavoro volevamo imparare a fare perché non sapevamo fare niente, e io parlando qualche lingua ho detto voglio fare la scuola alberghiera. E difatti mi hanno mandato a Como addirittura e ho fatto appunto questo qua, la scuola alberghiera, e da allora in poi mi sono messo a lavorare e ho lavorato 27 anni negli alberghi, però nel frattempo prima di fare quello avevo bisogno di imparare l'inglese che c'era bisogno, anche se io parlavo il tedesco, il francese, il spagnolo, il greco, questo, però l'inglese era importante, e allora stando appunto in questa scuola di inglese ho incontrato mia moglie che era più giovane, molto più giovane di me, 15 anni di differenza, allora neanche ci pensavo, un'amica o così, e dopo piano piano io sono andato a lavorare fuori e lei mi scriveva qua e là e alla fine ci siamo sposati
e non abbiamo mai avuto nulla da ridire, perché molti dicono la differenza di età, questo qua. Invece con mia moglie non ho avuto mai problemi, anzi è una che mi sostiene, che se no non sarei arrivato a questo punto. Abbiamo avuto 3 figli maschi e questi figli naturalmente tutti e 3 hanno studiato, hanno fatto l'università. Quello più grande in economia e commercio, il secondo è diventato medico e poi ha preso la specializzazione dentista e adesso lavora, c'è lo suo studio, il grande lo stesso, il più piccolo invece ha fatto 1 anno di università, è un tipo molto in movimento, non può stare seduto, allora papà no, io non posso qua e là, io ti do la possibilità di studiare come i tuoi fratelli, perché non volevo che un giorno mi dica e gli altri hanno studiato, io no. Invece lui non voleva e invece c'ha un bel lavoro, anzi lavorava parecchio con Napoli, Roma-Napoli, fa il rappresentante di indumenti, di varie cose così, e adesso invece va in Cina e in India, sta meglio lui di quegli altri, non tutti possono essere laureati e fare questo. E difatti siamo contenti, ho 6 nipoti, nipotini diciamo, la più grande ha 20 anni, fa l'università e via 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 fino all'ultimo che c'ha 1 anno, l'ultima ragazzina 1 anno e mezzo, e io mi dedico a questa, andare in giro appunto a raccontare la mia storia di questo internamento in questi campi, e spero che la gente capisca di quello che si dice. Come ho detto prima, ho fatto questo libro perché non si può vivere in eterno, se non altro il libro rimarrà, i ragazzi leggeranno, si studierà anche penso nelle scuole, perché c'è molto richiesta di questo libro, e così io sono contento. E adesso pomeriggio, finendo qua, prendo con la macchina e ci portano indietro a Roma. Ringrazio a voi che avete voluto appunto questa testimonianza e speriamo bene per tutti quanti. Grazie infinito. Grazie a voi.